Oggi il coprifuoco si sposta dalle 22 alle 23. Per il 21 giugno, stando al nuovo decreto pubblicato ieri dal governo, tale misura verrà totalmente rimossa. Abbiamo chiesto ai torresi cosa ne pensano di questa apertura e se ritengono valido il coprifuoco nel contenimento dei contagi. Mi sembra giusto, andiamo incontro all'estate, quindi mi sembra giusto che anche i ragazzi possano utilizzare i servizi, così si dà più opportunità ai bar e ai ristoranti di poter rimanere aperti e ingraniamo di nuovo la marcia per una sana e buona economia. Che ne pensa del coprifuoco? Che ne penso del coprifuoco? È una norma che serve per salvaguardare le persone. Quindi non va rimosso? No, se è il momento di rimuoverlo, ben venga. Il coprifuoco non si toglierà mai, perché devono vendere ancora le mascherine, devono vendere ancora le vaccinazioni, un giro di miliardo di lire. Un po' no, perché si sa la gioventù com'è, quindi è meglio riservarci un po' ancora per un po'. Qui a Torre del Greco i giovani non stanno rispettando le regole. Io no, questo non lo so dire perché sinceramente già dalle 6 sto a casa, quindi non so la sera cosa sta succedendo a Torre del Greco. Diciamo che siamo stati chiusi per molto tempo, quindi magari quest'estate, noi che siamo in dolce attesa, un po' di mare c'è bisogno anche per noi, però ovviamente non troppi assembramenti, che poi cioè sono la prima che non esco di casa. Quindi già posticiparlo alle 11 per voi va bene? Magari sì. Sì, magari sì. State uscendo in questo periodo? Solo di mattina per vedere qualcosa per il bambino e poi sabato io vado a mangiare una pizza tranquilla e basta, poi ritiro. È una misura che bisogna ancora tenere attiva, ma stiamo guardando un po' la luce in fondo al tunnel. Il 21 giugno dovrebbero toglierlo però. E quella è la luce, quella, incrociando le dita, è la luce in fondo al tunnel.